questo dolcissimo marimmanino è Matt. Matt è qui in canile da quando aveva 2 mesi e mezzo circa, portato da un signore del mio paese in condizioni pietose, pieno di rogna, spaventatissimo. Lui diceva di averlo trovato in campagna e di essere intenzionato a tenerlo a condizione che noi glielo curassimo, glielo rimettessimo a nuovo in pratica. In quel momento abbiamo cercato di farlo ragionare, gli abbiamo detto: se lei non è in grado di portare questo cane da un veterinario e si sta rivolgendo a noi, come farà per tutta la durata della sua vita a prendersene cura quando avrà qualcosa di più grave? Niente, lui sembrava incapace di ragionare su questi spunti di riflessione che gli offrivamo, e così in quel momento la cosa più giusta ci sembrò prendere il cucciolo e tenerlo con noi, provvedendo a curarlo naturalmente. Il signore da allora non si è più fatto vedere. Matt è arrivato a 5 mesi ed è qui ad aspettare un padrone che non arriverà mai. Ma a questo punto è meglio. Forse è la cosa giusta, forse era così che doveva andare. Però Matt ha 5 mesi, poteva essere adottato a 2 e adesso non ha più l'aspetto di cucciolotto batuffoloso. Però è bellissimo, è un bellissimo, dolcissimo maremmanino, un po' pauroso perché è stato poco con le persone e sempre in compagnia di questo piccino di nome Kai e di altri cuccioli. Lui, pensate, è stato persino sotto la neve a inizio gennaio, la nevicata epocale che abbiamo avuto qui a Ginosa, mai vista dopo il 1956. Ha patito il freddo, ha patito la fame perché gli approvvigionamenti di cibo non arrivavano. Eppure è qui, è guarito dalla rogna, sta benissimo, l'unica cosa che gli manca è una famiglia, la famiglia giusta. Gliela troviamo a questo punto una famiglia? Non è il caso di lasciarlo oltre in canile, un maremmano deve socializzare prima possibile e lui è ancora in tempo. Povero Matt, vedrai. Di tempo ne hai perso, ma ce la puoi ancora fare. Noi ce la mettiamo tutta per farti conoscere. Ciao piccolino, ti auguro buona fortuna. Ciao amore.